Dopo la nomina del nuovo assessore Donatella Bonanno, avvenuta a seguito delle dimissioni di Stefano Alessandra, si rimodulano le deleghe nella giunta del comune di Alcamo. Il sindaco Domenico Surdi ha conferito a Donatella Bonanno le deleghe ad attività e contenitori culturali, spettacolo, politiche e sociali, mentre altre sostanziali novità riguardano le deleghe attribuite a Mario Viviano, al quale 6 mesi fa, quando era stato avviato il secondo mandato di Surdi, erano stati affidati servizi sociali, welfare e servizi demografici. Viviano da adesso si occuperà di investimenti, opere pubbliche, servizi manutentivi e gestione del patrimonio, servizi scolastici. A Vittorio Ferro sono assegnate le deleghe a programmazione finanziaria, bilancio e gestione delle entrate, servizi demografici, digitalizzazione dei servizi. Per quanto riguarda Vito Lombardo sono confermate le deleghe a servizio idrico integrato, polizia cimiteriale e cura dei cimiteri comunali, alle quali si aggiunge adesso anche quella alla viabilità. Caterina Camarda, vice sindaco, mantiene le deleghe alla pianificazione urbanistica e alle attività produttive. Gaspare Benenati, quelle alle politiche giovanili e progetti di innovazione, sport, impianti sportivi e in più riceve anche la delega allo sviluppo turistico. Alberto Donato mantiene quelle alle politiche e servizi ambientali, verde, giardini, igiene e salute pubblica, organizzazione e valorizzazione del personale, affari generali.